E Lanfranco Palazzolo, Radio Radicale, si prepara Mariani. Age. Buongiorno Presidente. Ieri Buongiorno. il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore iraniano la sospensione delle condanne a morte che sono state decretate in quel paese e la sospensione della repressione violenta delle manifestazioni. Il governo, in caso di non accoglimento delle richieste, intende adottare misure come la sospensione delle relazioni commerciali con l'Iran e l'inasprimento delle sanzioni contro figure di primo piano di questa Repubblica Islamica. Poi, se voleva dire qualcosa sul caso di Sara Kadim, per il quale il Partito Radicale ha chiesto al Ministro degli Esteri di offrire asilo a questa scacchista che ha gareggiato senza velo. Grazie, buon anno Presidente. Grazie a lei, grazie per questa domanda, particolarmente per la seconda parte della domanda, perché io sono stata estremamente colpita dalla storia di questa campionessa di scacchi che decide di partecipare al mondiale di scacchi in Kazakistan, togliendosi il velo al cospetto del mondo. E questa mi ha fatto riflettere perché noi siamo abbastanza abituati a, come posso dire, gesti simbolici, no? Però di solito i nostri gesti simbolici non hanno delle conseguenze così gravi come quelle che potrebbe avere Sara per questa scelta che ha fatto. E questo riguarda lei e riguarda tanti altri che in queste settimane in Iran decidono di fare un gesto simbolico, sapendo che il prezzo che potrebbero pagare per quel gesto è potenzialmente altissimo. E allora credo che intanto debba far riflettere ciascuno di noi sul valore della libertà, di quella libertà che noi diamo per scontata e che invece purtroppo per altri vale qualsiasi rischio, no? È la ragione per la quale la vicenda di Sara, la vicenda di tante altre che stiamo leggendo che sono oggettivamente inaccettabili, l'ho già detto, lo ribadisco, è la vicenda per la quale ho concordato col ministro Tajani la convocazione all'ambasciatore per dire all'ambasciatore che quello che sta accadendo in Iran per noi oggi è inaccettabile, che l'Italia non intende tollerarlo oltre. Abbiamo fin qui avuto, diciamo, sempre un approccio abbastanza dialogante, insomma, no? Ma è inevitabile che se queste repressioni nei confronti dei manifestanti non dovessero cessare e se non si dovesse tornare indietro rispetto al fatto che si sta comminando la pena di morte a degli innocenti, l'atteggiamento dell'Italia dovrà cambiare completamente. E come l'atteggiamento dell'Italia cambierà e con quali, diciamo, provvedimenti specifici, credo che questo debba essere eventualmente anche oggetto di un'interlocuzione anche a livello internazionale, a livello di alleati, per capire come si possa eventualmente rendere più incisiva la nostra azione.